Buonasera appassionati bianconeri di Udinews TV, ben ritrovati da una nuova puntata di Orizzonti Bianconeri. Il trend di questa settimana è che tutte le formazioni, dalla primavera fino all'Under 15, hanno segnato un gol, ma con risultati decisamente diversi. Di questo parleremo, come al solito, in compagnia di Gianluca Lena. Ciao Maurizio, ciao Maurizio, buonasera a tutti. Segnare è un buon indicatore, però poi ci sono due formazioni che non hanno subito gol e che quindi hanno portato a casa l'intera posta. Purtroppo quella da cui partiamo invece è quella che ha subito il punteggio più severo, vale a dire la formazione primavera. Nutrivamo grandi speranze da questa partita e purtroppo il punteggio finale dice un po' tutto. Sì, perché era probabilmente l'ultima spiaggia per riacciuffare il treno salvezza, per varie ragioni, un po' perché permetteva di riaccorciare delle distanze almeno da qualche diretta, avrebbe potuto permettere di accorciare le distanze da qualche diretta avversaria, ma soprattutto riprendere un cammino, riassaporare la vittoria dopo un 2019 che è fatto di 8 partite e di altrettante sconfitte. È questo l'elemento peggiore. Ora mancheranno, lo abbiamo detto, meno gare, quindi 9 solo gare alla conclusione del campionato, e bisognerà fare un cammino sullo stile di quello che sta facendo ora l'Empoli, no? Con tante 5 vittorie nelle ultime 6. Ma l'Udinese ha fatto solamente 6 risultati positivi nell'arco di queste giornate di campionato, e di cui solo 3 vittorie. Quindi dovrà completamente cambiare il passo, avendo perso un'importante partita contro un avversario teoricamente tranquillo, ma che poi il campo ci ha detto non avere le armi per poterla mettere in difficoltà. Facciamo così, andiamo come al solito a rivedere la sintesi della partita per rivedere i 5 gol segnati a Manzano e poi ne parleremo più diffusamente anche andando ad approfondire alcuni singoli. È davvero tutto pronto e dunque arriva il fischio da parte di Fiero. Comincia Udinese-Genoa, campionato primavera 1. Bocic che si gira, tocca il pallone, quel tanto che basta per andare alla conclusione con la parata da parte di Russo. Kubala che però poi lascia lì il pallone e allora Karić può andare al cross sul secondo palo, colpo di testa e la palla finisce in rete. E la palla finisce in rete, il gol di Nikoski, anzi Ventola, era Ventola il numero 11. Ancora Nikoski che sembra voler pensare anche a liberare la conclusione che parte adesso, para Gasparini, la palla però ancora lì, ancora una conclusione e questa volta è gol con Karić e Gasparini che ha provato a metterci ancora una pezza. Purtroppo sulla respinta del portiere dell'Udinese c'era un'altra maglia rossoblu, quella numero 7 che ha messo alle spalle di Manuel Gasparini. Nadello, battuta sul secondo palo, la palla che arriva alla conclusione di Lirussi, parata in due tempi da Russo. Vasco che buca il primo intervento, arriva come un treno, Nikoski alle sue spalle, Nikoski, pallone in mezzo intelligentissimo per Bianchi e la partita purtroppo finisce con il terzo gol del Genoa che sa molto di sentenza e si deve ancora mangiare le unghie per quanto successo qui a Manzano. Attenzione ancora a Nikoski e mentre chiaramente descriviamo quello che succede nella classifica, la partita purtroppo prende un'altra piega brutta. L'Udinese costruisce anche un'occasione da gol con Compagnon che va a segno e Dai accorcia così. il passivo 1-4. Arriva al triplice fischio. Il gol di Compagnon è stata un po' l'unica luce in una partita purtroppo condizionata ancora una volta da un errore singolo grave che è costato il primo gol. Poi però all'uscita dagli spogliatoi l'Udinese incassa il secondo. Ci sono delle mosse che almeno inizialmente sembrano dare frutti perché sul 2-0 l'Udinese aveva illuso di poter rientrare in partita. Poi purtroppo però questa squadra dimostra di avere quella fragilità, quella mancanza di nervo che ho visto e descritto anche sul nostro sito ufficiale, che poi costa caro perché quando vai sotto così pesantemente è difficile recuperare la partita. Sì, e il nervo, sai, può avere un insieme di interpretazioni, la voglia di predominare l'avversario, di fare una giocata anche con un po' di responsabilità, di dare una mano sempre al tuo compagno se entra in difficoltà, di fare la cosa giusta,
al momento giusto. Questa squadra, io parlerei prima anche degli svantaggi, era entrata in campo dando la sensazione di essere equilibrata, di essere ben disposta in campo, con delle varianti tattiche, a partire da Andreu alle spalle delle due punte, a partire da questa fase difensiva che cambiava nel posizionamento dal momento del possesso al momento del non possesso, e quindi dandoti la possibilità di stare dentro la partita contro un avversario che ha delle individualità importantissime. Karic e Mikovski lo hanno dimostrato, Zanoli in difesa ha fatto una partita, l'ennesima partita della stagione, molto importante, però l'Udinese c'era. Nel momento però, se vogliamo, in cui in una lettura, se noi guardiamo bene il primo gol, è emblematico, la squadra si muove bene, fa sì che il Genoa faccia quel passaggio perché vuole che la palla vada lì, però poi la mollezza con cui arriva Kubala su quel pallone, che è perfetto per tempismo, arriva sul suo piede forte, ok, poteva andare magari col destro, ma la dinamica lo porta a utilizzare il suo piede preferito, con poca convinzione su quel pallone, dal quale poi il Genoa fa nascere anche il vantaggio. Lì inizia un'altra partita, l'Udinese non è squadra, ha dimostrato fino a questo momento, in grado di rimontare anche situazioni di svantaggio, un po' perché non riesce a creare tanto, ma se nel momento in cui la squadra sta difendendo bene, sta facendo una partita tosta, almeno da un punto di vista del non possesso palla, non si può cadere nelle trappole degli errori individuali che poi naturalmente non si sono limitati a quello di Kubala, ma sono emersi anche sul terzo gol, lo abbiamo visto con quel tentativo a vuoto di Vasco, ancora una volta forse la dimostrazione che proprio quei giocatori che dovrebbero dare qualcosa in più per esperienza, per età, ad un gruppo molto giovane e che ha delle individualità importanti, perché anche nelle stagioni negative c'è sempre qualcosa da salvare, sono venuti meno proprio nel supporto alla squadra, se non nel corso della settimana, nel momento più importante, le partite, i 90 minuti di ogni settimana. Ci stiamo sbattendo la testa già da qualche puntata, l'interrogativo a questo punto può diventare, forse è un modo anche per farli crescere, spesso si dice ci sono giocatori che inevitabilmente devono anche commettere qualche errore per capire, sì, dove migliorare, per riuscire ad uscire poi effettivamente dal calcio dilettantistico barra professionistico barra giovanile, insomma ci sono tutti i contesti possibili, in questo caso chiaramente parliamo del calcio della primavera. Forse questo è il modo, metterli alla prova per poi provare a fargli fare il salto tra i più grandi, perché parliamo comunque di giocatori che sono fuori quota e che poi dovranno inevitabilmente, sì, trovare un'altra sistemazione. Sì, perché questo è il bivio della loro vita professionistica, se vogliamo, se arriveranno a fare quel tipo di carriera, proprio perché per età poi si uscirà definitivamente dalla categoria e perché poi il campo in cui hai dimostrato o non dimostrato le tue qualità varrà quello nelle considerazioni di chi dovrà più o meno puntare su di te. Questa squadra quest'anno è molto mancato, però lo ripeto, anche gli errori, hai detto bene Mauri, però spesso questi errori individuali si ripetono ciclicamente, ugualmente, dandoti quasi la sensazione che i singoli poi non vadano a migliorare nei loro punti deboli e non riescono neanche a migliorare così tanto quelli forti. Però lo ripeto, anche in una stagione che si sta profilando negativa, perché mancando 9 partite alla fine ed avendo tanti punti di distacco occorre davvero fare un percorso quasi miracoloso rispetto a quanto fatto fino ad ora, in realtà ci sarà sempre qualcosa da salvare proprio in alcune individualità, proprio nei miglioramenti che alcuni singoli in realtà hanno proposto e che abbiamo sottolineato spesso sia nelle telecronache che poi qui a Orizzonti durante la settimana. C'è un singolo che in questa settimana inevitabilmente andremo a trattare, l'intervista di questa puntata dedicata a un evento decisamente più lieto, perché c'è stata la prima convocazione in Serie A per Milos Bocic, che si è seduto in panchina con i compagni nel bel successo della prima squadra contro il Bologna, lo ascolteremo tra pochissimo. Prima però un passaggio sui risultati, perché Gianluca, questa telecronaca l'abbiamo fatta insieme, in diretta, e durante la gara abbiamo guardato anche all'evoluzione di alcune partite, perché ci interessavano, perché comunque stavamo un po' cercando di capire come si sarebbe evoluta la classifica. Io, prima di andare in ordine cronologico, riparto ancora una volta da Cagliari-Chievo. La dimostrazione che in un campionato in cui ormai i valori tecnici
sono un attimino anche esplosi perché ci sono risultati a sorpresa, come era successo l'anno scorso nel girone di ritorno. Sì. Cagliari che vince 3-0 a fine primo tempo, Chievo che a fine partita porta a casa l'intera posta con un clamoroso 3-4. Al di là di quello che ma è il risultato singolo... Ma dove è iniziata singolo, la corsa del Chievo, ti ricordi? Proprio qua Udine quando perdeva, in realtà 2-0. Però al di là di quello che è un episodio, perché inevitabilmente non tutte le partite possono finire così, è un risultato clamoroso, però è un indicatore di come in questo momento... purtroppo l'Udinese non abbia quello spirito che invece vediamo spesso nelle altre partite del campionato primavera. E che spesso abbiamo visto anche negli anni passati, no? Se escludiamo... figlio forse, Gianluca, inciso, sì, delle troppe sconfitte consecutive. Io penso che poi le sconfitte sommandosi aiutino la squadra a essere molto più abile a perdere che a uscire da questa difficoltà, perché ci vuole grande personalità per poter uscire dai momenti difficili. Noi non dobbiamo mai dimenticare come inizia il 2019. Inizia con una partita importante per la classifica, ma sull'onda di risultati chiusi nel 2018 molto buoni, e l'Udinese va avanti 2-0 in quella partita. 2-0 contro un Chievo che in quel momento non occupava la classifica di adesso, ma era molto indietro, era addirittura, se non mi ricordo male, alle spalle o comunque in quella zona di classifica dell'Udinese, e viene ribaltata 3-2. Quella partita lì dà inizio ad un'altra stagione dell'Udinese, dove tornano a emergere tutte le problematiche di inizio stagione, porta questa squadra un po' a concentrarsi, a focalizzarsi su degli aspetti che potevano essere un po' messi da parte per tornare a prendere quelli che invece avevano portato a dei punti e che causano anche l'esonero dell'allenatore, e ormai questa squadra sembra entrata in un loop, in un circolo dove anche la sensazione che ti danno di entrare bene, di approcciarsi bene alla partita e di avere una discreta coesione di gruppo dentro la gara, alla prima difficoltà o al momento in cui non c'è possibilità per l'avversario di farti male, tu ti fai male da solo e permette all'avversario di andare in vantaggio. Da lì poi nascono sempre delle nuove partite e da lì nascono poi l'impedimento per la squadra stessa di riuscire a prendere il risultato e a ribaltarlo, proprio perché a lungo andare poi quella personalità, quella voglia di dire no, non voglio rimanere ultimo, voglio provare a giocarmi tutte le mie possibilità, sembra quasi venire a mancare. Allora, abbiamo parlato del Chievo, adesso vediamo tutti gli altri risultati, perché si è cominciato tutto con Fiorentina-Sassuolo 0-1, il primo risultato a sorpresa di questo turno del campionato primavera. Poi Roma-Atalanta 1-2, con l'Atalanta che con questo risultato si prende punti anche per i contemporanei risultati delle rivali. Milan-Palermo finisce 3-1, questa è una notizia... buona metà, diciamo, perché se il Palermo rimane lì, chiaramente invece il Milan scappa via a quota 21. Juve-Inter 1-2, Cagliari-Chievo abbiamo già detto 3-4. Un altro risultato clamoroso è la vittoria dell'Empoli sul Torino. Sì. Anche l'Empoli, riguardando la classifica di qualche giornata fa, sicuramente è un qualcosa che ci sorprende, ma che deve tenere anche viva la squadra, perché la prossima trasferta sarà proprio a Torino il 9 marzo alle 17. Ha chiuso il quadro invece una partita che era determinante forse per provare a sperarci ancora, Sampdoria-Napoli, ha vinto il Napoli e questo permette all'Udinese quantomeno di mantenere un meno 7 dalla zona play-out, però la Samp ha anche una gara da recuperare, quella contro l'Inter, quindi diciamo che è una situazione molto complessa, molto delicata, che purtroppo potrebbe anche potenzialmente dirci qualcosa di peggio. Vediamo rapidamente anche Gianluca la classifica, così poi cambiamo pagina e parliamo anche di Milos. Atalanta 45, Fiorentina 41, Torino 40, quindi i bergamaschi approfittano di questo turno per prendere un po' di margine. Roma-Inter appaiate a 39, Juventus 32, Napoli 31, Chievo che clamorosamente sale nella colonna di sinistra 29, Genoa 27 con il Cagliari, Empoli 26, Sassuolo 22, Milan 21, Sampdoria 19, Palermo 19, Udinese 12. Questa classifica provvisoria, avevamo inquadrato il Palermo come possibile squadra da mettere nel mirino, purtroppo però il Palermo in questo momento è nella zona rossa, poi c'è un discorso di differenza reti, di scontri diretti. Però il momento è delicato, il momento è chiaramente complesso, mancano 9 partite, il calcolo diventa anche difficile, vincendole tutte l'Udinese non arriverebbe nemmeno nei primi 3 posti della classifica, questo per rendere l'idea della situazione, 50 gol subiti, e i numeri non sono positivi. Chiudendo questa parentesi però, hai detto bene, ci sono anche dei singoli che devono cercare di continuare la loro crescita, perché poi questo è uno degli obiettivi principali del campionato giovanile. Andiamo a sentire cosa ci ha detto Milos, che comunque è il miglior marcatore della squadra primavera, ha segnato anche 2 gol in prima squadra, è un po'
la nota positiva insieme a Manuel Gasparini di questa stagione. Vediamo come ha vissuto questa giornata sicuramente bella, nonostante il momento difficile della primavera. Miloš Bočić, grande emozione per te nell'ultima partita di campionato di Serie A, perché per la prima volta sei andato in panchina. Ci racconti questa giornata, com'è stata per te? È stata molto emozionante e incredibile, perché queste sensazioni non le ho mai provate nella mia vita. E andare in panchina con una grande squadra, con dei grandi tifosi, è stato veramente bellissimo. Sono rimasto senza parole, perché non me lo sarei mai immaginato, e ho sempre sognato da piccolo vivere questi momenti qua. Adesso il prossimo step sarà il debutto, però intanto hai debuttato in panchina con una vittoria, anche questo nel calcio dove ci sono un po' di scaramanzie era importante. Sì, soprattutto anch'io sono molto scaramantico e forse avessimo perso sarebbe stata un po' difficile come situazione. Parlando di te, quando hai saputo della convocazione, come ti è arrivata questa chiamata da parte di mister Nicola, che comunque ti sta facendo allenare tantissimo adesso in prima squadra? L'ho saputo al ristorante quando dovevo andare a mangiare con la squadra e lui mi aveva chiamato in disparte, mi ha detto che mi avrebbe convocato in panchina, e lì non ci credevo alla fine, perché non capivo cosa mi stesse dicendo ed ero molto emozionato. Poi veramente è stato un sogno per me. Adesso che ti sei allenato un po' in continuità con la prima squadra, c'è qualche giocatore con cui magari hai legato di più, che ti sta dando qualche consiglio per migliorare, per avvicinarti al mondo dei professionisti? Sì, sono tutti alla fine che mi stanno aiutando ogni giorno e mi stanno trattando molto bene, e alla fine mi sto ambientando dentro la loro famiglia, che è molto grande e molto bella. Tu fai parte anche della famiglia della Primavera, un momento invece un po' più complicato per la vostra formazione giovanile, che purtroppo nel 2019 non riesce ad esprimersi secondo le potenzialità invece intraviste bene nel finale del 2018. Per te, che sei comunque il miglior realizzatore della squadra, adesso quali sono gli step che deve affrontare questa squadra? Perché noi diciamo sempre non si deve mollare fino alla fine. Adesso c'è il Torino, cosa dovete fare da qui alla fine del campionato secondo te? Sicuramente allenarsi ogni giorno a un'intensità molto alta, dare sempre non il 100% ma il 110%, e come ci diciamo ogni giorno, non mollare mai e combattere su ogni palla e vivere la partita come se fosse l'ultimo, la finale di Champions League. In questo stadio hai segnato 2 gol quest'anno, non so se anche questo è stato magari un qualcosa di inaspettato, che sognavi, che obiettivi ti sei messo nel breve medio periodo, perché a inizio stagione ti eri messo l'obiettivo di arrivare in prima squadra con anche un numero di gol importante, adesso per il tuo futuro cosa sogni? Beh, spero di continuare a allenarmi con la prima squadra. E sogno il mio esordio qua allo stadio, ma va bene anche in un altro stadio, basta che giochi, e spero di giocare continuamente dopo. Basta che sia con la maglia dell'Udinese. Sì, sì. Una convocazione in prima squadra è sempre un motivo di orgoglio, tra l'altro in un momento anche importantissimo, perché l'Udinese si giocava una partita fondamentale, con anche quella possibilità ventilata di cambio modulo che invece poi non si è esattamente verificata. Però per Milos è stata una settimana, anzi direi anche più di una settimana, perché poi alla ripartenza della nuova settimana, quella verso la Juventus, Milos era di nuovo in gruppo della prima squadra. Sono segnali che Davide Nicola sta dando a questo ragazzo, che effettivamente è quello che ci ha fatto vedere di poter avere potenzialità di spicco per provare il grande salto. Ancora tutto da dimostrare, sì, però c'è qualcosa. C'è ancora molta strada da fare per fare questo grandissimo salto, però Milos, a parte che lo vorrei vedere un po' più entusiasta nelle interviste, più contento anche di essere inquadrato come la nota positiva, lui lo è sicuramente, ma anche facendolo vedere, no, davanti alla telecamera, non è facile quando hai un certo tipo di carattere. Però c'è da sottolineare come questa convocazione non sia una convocazione legale
legata a dei momenti d'emergenza numerica della squadra, perché davanti la prima squadra aveva tutti i suoi effettivi a disposizione, ma è un riconoscimento per il lavoro che sta facendo questo ragazzo durante l'anno, che non sta vivendo, anche lui sta vivendo un periodo un po' di calo rispetto alle prestazioni a cui ci aveva abituato, ma poi quando è stato chiamato in prima squadra nell'amichevoli ha fatto bene, l'hai detto tu, con quei due gol segnati, che per un ragazzo sono sempre molto importanti rispetto magari invece ai giocatori della prima squadra, che a quei gol danno un'importanza molto, molto relativa. Invece un ragazzo che arriva dalla primavera dà a quei gol un'importanza molto molto elevata, che gli devono dare la fiducia di poter fare ancora meglio, di diventare sempre un punto di riferimento per i propri compagni di categoria, che cioè è la primavera. Ecco, questo sta forse mancando a Milos nelle ultime settimane, lo deve cercare di recuperare. Abbiamo visto chiaramente dove lui si esprime meglio, tatticamente dentro il campo, quindi partendo largo e poi stringendo. Anche al Genoa ha dato parecchi grattacapi a sinistra, partendo e cercando di mettere in pratica quelle sue abilità. La speranza è che naturalmente questa crescita possa continuare anche negli ultimi due mesi del campionato, perché c'è tempo per continuare, non solo lui, hai sottolineato Gasparini, ma ci tengo anche a sottolineare la crescita di Ballarini, la continuità di un giocatore come Ermacora, secondo me, nel corso della stagione. In questo momento anche un po' Battistella sta venendo fuori, piano piano, facendoci vedere delle qualità, questa dimostrazione di come in realtà delle individualità stiano crescendo. È importante però che quando poi si entra in campo il sabato, non si cerchi di strafare rispetto alle proprie caratteristiche, ma si cerchi di mettere le proprie qualità che stanno migliorando al servizio della squadra. Solo così anche il singolo potrà migliorare, anche se la situazione permane di difficoltà. Caratteristiche vagamente simili a Milos Bocic c'era anche Janesi, che avevamo sentito in una delle nostre interviste proprio post gara, dopo l'ottima sfida con il Padova dell'Under 17, che torna a farci sorridere con la vittoria casalinga sul Brescia. L'abbiamo detto, hanno segnato tutte un gol, quindi inevitabilmente una vittoria di misura per 1-0, però è importante, l'avevamo detto, bisogna onorare questa classifica fino alla fine. Ci siamo riavvicinati di nuovo un po' al Cittadella, che adesso è un punto davanti, ma al di là di questo, sensazioni positive dopo questa vittoria sulle rondinelle. Sì, importante soprattutto perché il Brescia era quinto in classifica prima di giocarla, e alla squadra mancavano. È vero che avevano spesso fatto delle buone prestazioni contro le squadre di vertice, ma erano mancati punti. È arrivata la vittoria, questo è un aspetto molto importante, è arrivata la vittoria senza subire gol, buona la prestazione difensiva della squadra di mister De Biagio, che si è comportata bene, molto bene nella fase di transizione, quindi di ripartenza, un po' meno invece quando c'era da dettare un po' i tempi di gioco. E io credo che nell'idea dell'allenatore sia questo l'elemento da migliorare tantissimo nel corso dell'anno. Hanno recuperato un altro giocatore oltre a Janesi, che abbiamo spesso sottolineato quanto sia importante e quanto sarà importante per la primavera del futuro, perché andrà un altro anno a giocare in quella categoria, ma hanno recuperato un'altra individualità molto importante come Palumbo. Palumbo era stato fuori per dei mesi a causa di un problema al ginocchio, convocato a dicembre dalle nazionali, quindi un giocatore, anche lui, serbatoio potenziale della prossima primavera, giocatore di cui la squadra ha parecchio sentito l'assenza, ma che oggi è stato recuperato, oggi intendo presente in questo momento, e che sarà importante da qui alla fine del campionato, ma soprattutto, lo ribadisco, è stata importante la vittoria per questa squadra, con il minimo scarto, ma il miglior risultato, l'1-0, una volta che finisce la partita. Durante è sempre complicato perché c'è anche il momento in cui devi difenderlo, ma nel momento in cui finisce la partita, l'1-0 è sempre un risultato che detta la tua forza. Palumbo, che avevamo menzionato come giocatore convocato in nazionale nonostante il momento difficile della squadra, questo inquadra anche un po' bene il peso che aveva all'interno della formazione Under 17 bianconera. Al 24esimo del primo tempo il gol di Janesi, quindi è stato difeso per lungo tempo. Al 14esimo del primo tempo invece il gol di Zuliani, decisivo per lo stesso punteggio ma contro il Cagliari della formazione Under 16, che riapre
anche qualche spiraglio per quello che riguarda una potenzialità di classifica un po' più interessante, magari con una chiave post-season, servirà un finale di stagione importante, però la squadra di Max Giatti si riavvicina alle formazioni davanti a sé. Sì, ci vuole un percorso abbastanza pulito a livello di vittorie, comunque continuo da questo punto di vista nelle prossime gare, ma è la squadra che più durante l'anno ha dato la possibilità, la sensazione di poter stare attaccata al treno anche della post-season e quindi dei playoff scudetto dopo il campionato. Ancora una volta un'importante dimostrazione nella partita, lo ribadisco, nell'arco dell'anno ha dato un po' più garanzie di tutte le under, compresa la primavera, e che speriamo possa davvero agguantare nel finale di stagione questo che sarebbe un colpo di coda straordinario, ma forse, perché no, anche meritato. Tra l'altro, chiaramente, per l'anno 17 la prossima partita sarà contro il Bologna, più o meno stessa difficoltà della precedente. Per quello che riguarda l'Under 16 invece c'è l'Atalanta. Questo è uno scoglio difficile. All'andata fu una bella partita, purtroppo persa per 2-1, ma per una grande individualità forte da parte degli avversari, con delle azioni in contropiede che sono andate a punire anche eccessivamente un Udinese che si era ben comportata di fronte al proprio pubblico. Si va in quel di Bergamo, si va in trasferta, però può essere anche una bella chance per provare a dare continuità. È difficile, però... È difficile. Questa sarà la sfida per Under 16 e Under 15 sì, nel prossimo turno. Ma non si sa mai, no? Questa è la speranza. Era importante arrivare però a questa partita con la vittoria sulle proprie spalle, quindi essersi messi un po' invece da parte quelle scorie negative di quelle partite che potevano rappresentare il salto di qualità e poi i risultati ci hanno detto non essere ancora pronta la squadra in generale, perché poi non arrivarono punti proprio contro Verona, contro il Padova che avevamo commentato anche. Speriamo che invece facciano quella stessa partita che abbiamo avuto, sempre la fortuna di commentare durante l'anno, contro delle grandi squadre, no? Con le squadre di vertice, unendo alla buona prestazione speriamo anche un ottimo risultato. Purtroppo non è andata bene invece l'Under 15, che è stata sconfitta 1-3 in casa dal Cagliari. Vano il gol di Gotter nel finale su rigore al 35esimo del secondo tempo. In questo caso chiaramente la classifica, l'avevamo detto, era da migliorare con dei colpi, delle vittorie, e purtroppo rimane lì l'Under 15. Però non possiamo dimenticare quanto fatto nella prima parte di 2019, un piccolo aumento di riflessione che ci può anche stare, Gianluca, dopo aver fatto tanti risultati utili consecutivi. Sì, il vero peccato è solamente avere un po' perso quella tenuta difensiva che aveva permesso quei 4-0 e quei 4-0-0 consecutivi, e quindi dando anche quella sensazione anche di forza, no? Di tenuta della squadra in fase difensiva. Credo sia sempre l'under a cui dare meno peso della classifica, lo ripeto certo. Spesso durante la settimana, e concentrarci sulle migliorie di squadra. Peccato che sia stata questa battuta d'arresto proprio in casa, è vero, contro una squadra che sta avendo un buon campionato come il Cagliari, ma soprattutto peccato per i 3 gol subiti, che un po' pesano, soprattutto se subiti in casa, ma pesano sempre anche fuori, sulle spalle, aver appunto preso questi 3 gol che hanno un po' magari fatto dimenticare nell'istante, ma non in generale, speriamo, la forza mentale e la tenuta difensiva di questa squadra. Grazie Gianluca, anche questa sera abbiamo esaurito il nostro tempo a disposizione insieme, ci ritroviamo settimana prossima. Assolutamente, grazie Maurizio, e la primavera gioca sabato alle 5, ma credo che non la trasmettiamo. Esatto, ve la riproporremo proprio con il nostro format di Orizzonti Bianconeri, quindi restate sintonizzati con noi, torniamo giovedì prossimo, sempre qui su DNews TV. Buon proseguimento.